Azzei, Mancini e Rinaldi saranno presenti in Honduras per l'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi 2018 è il nuovo reality show targato Mediaset, che inizierà fra pochissime settimane. Il programma di Canale 5 verrà condotto da Alessia Marcuzzi e dall'opinionista Mara Venier. Accanto a quest'ultima sta girando voce che potrebbe proprio sedersi il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello VIP. Stiamo naturalmente parlando di Daniele Bossari, che potrebbe prendere il posto del noto opinionista e direttore Alfonso Signorini. Al momento il conduttore di Mistero non ha voluto commentare questa possibile anticipazione e proprio per questo bisognerà attendere almeno un paio di giorni. Ma la domanda che molti fan si stanno facendo è la seguente: chi saranno i naufraghi ufficiali che sbarcheranno in Honduras? Nella giornata di ieri la redazione ha voluto confermare almeno tre naufraghi che faranno parte del cast di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018. Ecco i tre personaggi ufficiali dell'isola. Faranno sicuramente parte di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi i seguenti personaggi: la cantante Bianca Azzei, la show girl Alessia Mancini e la famosa attrice Nadia Rinaldi. Quest'ultima è sicuramente ricordata da moltissimi telespettatori per le sue partecipazioni ad altri reality show televisivi. Possiamo certamente citare La Talpa nel 2004 e Yump Stasera Mi Tuffo nel 2013. La cantante Azzei invece è anche famosa per aver partecipato al Festival di Sanremo e nel 2016 al programma di Rai 1 Tale e Quale Show. Alessia Mancini invece ha partecipato al reality show La Talpa nel 2005 e ha fatto la velina nel programma Striscia la Notizia. Gli altri personaggi che potrebbero sbarcare sono Elettra Lamborghini, l'ex cronista Francesco Monte, Cecilia Capriotti ed Avenger. L'inviato speciale che seguirà i naufraghi in Honduras sarà il ballerino Stefano De Martino. I fan commentano i nomi di queste tre naufraghe. Gli ammiratori del programma di Canale 5 si sono messi a commentare queste tre conferme ufficiali. Alcuni sono rimasti contenti nel vedere la cantante Bianca Azzei, altri invece ci sono rimasti male per non aver ricevuto la conferma ufficiale che Francesco Monte partirà sicuramente per l'Honduras. Per saperlo non ci resta che seguire le ulteriori notizie che circoleranno sull'Isola dei Famosi e continuare a seguire questo profilo utente cliccando il pulsante segui accanto al nome dell'autore.